Ciao a tutti, io sono Gabri Costa. È arrivato il momento di combattere. Ascoltatemi. Vi ricordate quando avevamo fatto Ash vs Evil Dead insieme a Retro Realms? Ora facciamo la stessa cosa con Halloween. Avete capito? Qui ad Halloween dobbiamo giocare nei panni di Michael Myers. I tasti sono sempre gli stessi, è inutile che ve li rispiego, ormai l'avete già capito tutti come funziona il gioco. Quando usavamo Ash Williams c'era la sua motosega, ma ora stiamo usando Michael Myers visto che ha il suo coltellaccio. Divertiamoci ad accoltellare tutti. Ricordatevi che qui siamo nel manicomio, ma troveremo una via d'uscita. Siccome Ash Williams prendeva i drink per recuperare salute, ora Michael Myers per recuperare salute prende le siringhe. E poi avete visto c'è tutta la roba che va raccolta nel gioco, i biglietti, i gettoni, le armi. Sono belli questi giochi fatti in versione pixel. Se Ash vs Evil Dead ci ha fatto divertire, ora anche Halloween ci fa divertire. Non sapevo che anche Michael Myers usa l'occhio per cambiare dimensione, la dimensione degli incubi e la dimensione reale. Sono stupito, ragazzi, davvero, sbalordito. Io questo video lo sto facendo per voi. Non solo lo sto facendo per voi, ma lo faccio anche per mio fratello Alex Costa, perché lui non sa che sto facendo questi videogiochi horror in versione pixel. E poi, visto che siete fan dell'horror e siete amanti dell'horror, perché non iniziate a fare un applauso a Retro Realms? A Retro Realms? E fare un applauso e battere le mani. Ecco, il livello si conclude con una lapide con il nome Judith Myers. Livello completato. Ditemi se vi ho spaventati oppure siete coraggiosi. Abbiamo fatto la prima parte del primo livello. Abbiamo fatto il manicomio di Smith's Grove. Ok, vi saluto. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Se il video vi è piaciuto, condividetelo.